D'improvviso, da fuori giunse un gran rumore. I cani erano vicini ora e dovevano essercene dozzine che abbaiavano come matti. E Dennison disse: «Ascolta, abbaiano forte», disse Rudd. «No, non quello, li sento digrignare i denti». E attraverso quel rumore giunse lo scalpiccio degli stivaloni di un uomo che correva nel fango alto. «Il nemico!» gridò Rudd imbracciando il fucile, un dito pronto sul grilletto. Ma non era il nemico, era un caporale, una staffetta che veniva dalle altre posizioni. Si fermò ansimante al centro della tenda. Era un omone con la barba nera, gli occhi arrossati e cerchiati da solchi neri più profondi di quelli del tenente. «È questa?» disse ansante indicando la cassetta. Rudd non vedeva il caporale da parecchie stagioni ed ora sembrava molto invecchiato. «Sì, è questa», disse. La staffetta riprese fiato e per un attimo nella tenda tornò il silenzio. Poi si mosse e allungò timidamente una mano verso la cassetta, ma la ritirò di colpo. Si girò sui tacchi e fissò le sentinelle. «Dovete spicciarvi», disse. «Siamo battuti». «Battuti», disse Rudd. «Non ci credo». Dennison diede un'occhiata alla staffetta, poi si sedette sulla brandina e si accinse a infilarsi gli stivali. «Forza», disse Rudd. «Non avremo tutta la notte a disposizione». «Battuti», ripeté il caporale. «E la cassetta?» domandò Rudd. «La cassetta? Distruggetela», replicò il caporale. «Presto, non avete tempo da perdere. Dovete raggiungere le colline appena finito». Il caporale porse a Rudd una lattina di petrolio e con la baionetta la sfondò. Dato il colpo rimase un attimo in silenzio, poi si portò la mano al berretto. «Arrivederci», disse, «e spicciatevi». Rudd guardò un attimo la lattina, quindi cominciò a versarne il contenuto sulle assi di legno che chiudevano la cassetta. L'abbaiare era frenetico adesso e molto vicino, a quanto sembrava. Dennison gli tolse di mano la lattina. «No», disse ansimando, «dentro ci deve essere qualcosa che non si può distruggere così, involti umidi o metallo o qualcos'altro. Dobbiamo togliere il coperchio». Si avvicinò e cominciò a forzare le assi del coperchio. «No», disse Rudd, «non abbiamo il permesso di farlo. Dobbiamo sorvegliare la cassetta, non guardarci dentro». Ma Dennison non si fermò. E Rudd stette a guardare le assi, che si sollevavano stridendo.